Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati su Valguero, so per dire su Ragnarok. Allora, siamo tornati qui. Come potete vedere ho tutt'altro equipaggiamento, ma adesso che l'ho esplorata voglio farvi vedere come fare il tempio perduto in maniera sicura. E visto che mi voglio fare del male, ve lo farò vedere anche senza dinosauri. Perché? Perché non voglio rischiare di perdere nulla. Allora, una volta arrivati qui, basta lasciare qua sopra la roba che non ci serve. Come potete vedere, ho fatto abbondanti proiettili ed equipaggiamento per tutte le armi che mi porto dietro, e me ne porto dietro un sacco. Qua c'è Rorix e qua c'è l'ingresso. Mi è stato detto che un buon punto per parcheggiare Rorix e compagnia sarebbe sarebbe nell'anticamera del tempio. Ma in realtà, per quanto possa sembrare un'idea furba, non lo è. Per il semplice motivo che lì all'interno del tempio, essendo una caverna, non puoi né entrare né girare coi volatili. Ti smonta a forza dalle creature volanti, essendo una caverna. Quindi prendiamo la nostra torcia e iniziamo l'esplorazione. Tu sei ancora qua dentro? Corri, piccolo, corri verso la libertà. Ok, perfetto. Allora, qua si arriva all'ingresso della caverna. Scendiamo un po' più veloci. Che bella cosa, le ali. Allora, di qua si deve per forza scendere giù di qui. Fate attenzione, perché come si può vedere, lì ci sono elettrofori. Quindi il modo migliore per scendere è con le ali, aio. Possibilmente cercando di non andare a sbattere. E voilà. Così è molto semplice. Quanto è pericoloso quel posto lì. Allora, da qui si deve iniziare, se non sbaglio, prima girando dal di qua. Si può camminare liberamente, tanto non ci sono creature. Almeno non in questa zona. Ci sono solo gli elettrofori in acqua e molto raramente altre creature, ma tanto siamo abbondantemente armati per affrontarle. Ovviamente portarsi dietro il cibo. Girando da quel punto subito a sinistra si va al primo, in questa zona qua, dove c'è il primo artefatto. Come potete vedere è anche una bella zona dove si possono tenere alcune risorsine. Questo è il nostro primo artefatto dell'avventura. L'artefatto del bruto. Ora bisogna fare attenzione perché non qui, anche se ci sono delle perle silicee, nell'altro pezzo d'acqua, nell'altro pezzo d'acqua, sì, c'è un drop. Spuntano drop blu. E sono anche relativamente facili da farmare perché spuntano sempre lì. E bisogna solo fare attenzione al fatto di entrare e scendere da questa parte. E ovviamente alle bestioline. Ok, se si riesce a sparare alla parte anteriore degli elettrofori, quelli prendono danno extra. Ok, come se fosse un headshot. Allora, no, vedete che fa danno extra. Ok, proviamo. Sì. Contando che è ascendente, questa pistola fa decisamente più danno.
Allora, a quel punto dovrebbe essere. Sembra essere via libera. Ok, ecco, fare attenzione a quelli lì. Quelli sono Eurypteri. E per quanto di per sé non siano eccessivamente pericolosi finché siete sopra di loro, in realtà sono tremendamente pericolosi se arrivate a portata di zampa, perché fanno una tonnellata di infliggono una tonnellata di torpore e vanno, se possibile, sterminati con assoluto ed estremo pregiudizio, perché basta un colpo e siete KO, ovvero morti. Tuttavia, una cosa carina è che non possono nuotare molto in alto. E se siete ben posizionati, non potete ucciderli con la lancia, ma potete prendere il bottino molto in fretta senza che loro riescano a raggiungervi. Ovviamente fate attenzione all'ossigeno. Ma anche questa cassa del bottino è risolta. Rispawnano relativamente in fretta. Ma ovviamente, per quanto un drop di caverna blu sia comunque migliore di un qualsiasi drop blu in superficie, se sbaglio sono al livello di quelli viola e sono meglio. Non sono questi, ovviamente, il drop migliore da farmare in questa caverna. Però, insomma, meglio di niente, come si può dire. Quindi continuiamo di qua. Una volta che siamo usciti da questa piccola zona della caverna, bisogna andare esattamente dall'altro lato. Ovvero dove noi siamo girati a sinistra, si gira a destra. Vedete, qua siamo arrivati dal di qui. Se invece noi ce ne andiamo di qua, arriviamo all'altra zona dove dobbiamo andare, ovvero come si dice? Dove c'è quest'albero qua? Attenzione alla stamina, ovviamente. E questa roccia qua si può spaccare. Anzi, va spaccata. Perché è la via per andare oltre. Così. Ovviamente, se proprio volete fare in fretta, vi potete portare un anchilosauro. Ma mi sembra un po' uno spreco. In questa caverna non c'è, diciamo, molto altro da farmare. Non ho visto nodi di metallo simili, quindi al contrario delle caverne nelle altre isole, specialmente sull'isola, cioè nelle altre arche, non ci sono una gran quantità di risorse rare in queste caverne, o almeno non mi sembra di aver notato nulla di particolare. Comunque, passando per questo passaggio, dove vi avevo fatto vedere si può tranquillamente passare con un Deinonychus, questa caverna si può fare tutta con un Deinonychus, si arriva da questo nuovo lago. Come potete vedere sono poche le zone in cui serve la torcia. E qua c'è un altro drop blu. Iniziamo con l'eliminate. Ok, tu sei forte. Ok, fuori uno. Ah, sono forti. Ok, sì, ah, cavolo, bello, 114. Fare molta attenzione a entrare in acqua. O meglio, a non entrare in acqua per nessuna ragione. Ok,
quello era un 180. Le creature in questa caverna sono tutte domabili, quindi se volete domare un elettroforo, anche se sono purtroppo inutili, e dico purtroppo perché sono una creatura che a me piace molto, almeno di concetto. Teoricamente dovrebbero essere una creatura per la doma delle creature sottomarine. Cioè, dovrebbero infliggere torpore con i loro attacchi, ma la verità è che, ecco, il torpore che infliggono è assolutamente ridicolo. Allora, anche voi siete innocue nel compenso. Non mi sembra di vedere altri elettrofori o simili, quindi si può osare. Fare attenzione, perché gli scorpioni di mare possono... uscire dall'acqua se non si fa, cioè se le condizioni sono adatte. Il modo, il punto migliore per riuscire è qua dietro. Ecco qua, è qui dietro il punto migliore per uscire. Però da quel nostro piccolo puccio sembra di non aver visto altri scorpioni di mare. Le ammoniti sono un'ottima fonte di chitina. E non solo. Aha! Sapevo che ce n'era ancora uno. Ecco, visto? No, no. Non ho fatto attenzione. E ne è uscita un altro elettroforo. Fortunatamente è di livello basso, ma di zoo. Oh! No, 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 no! Cavolo, 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 cavolo. Ed ecco com'è che si muore molto facilmente, molto velocemente. Maledizione. Ok. Siamo. Non oggi. Allora, siamo tornati. Dimmi che la... forse era di qua. Sì, meno male, la roccia è ancora... è ancora distrutta. Quello sarebbe stato un problema. Allora. No. Vedete? È facile sbagliare strada. Perché sono salito dall'altro lato del laghetto. Invece che essere sceso da questo lato del lago, sono sceso dall'altro. Mea culpa. Dimmi che la roccia è distrutta. Perfetto. Ok. Questo è il mio ultimo deinonico. Ho fatto schiudere le altre uova, ma... Aha, ecco qua la mia roba. Ho fatto schiudere le altre uova, ma non è ancora ora di usare quelle creature. Allora. Ok. Gli Eurypterid, ovvero gli scorpioni di mare, si possono tranquillamente attaccare con creature, perché, a meno che non siano davvero tantissimi, fanno molto meno male ai... fanno molto meno torpore alle creature. Inoltre, i Deinonychus, in questo caso, fanno anche una notevole dose di danno nel tempo. Anche se questo qui fa abbastanza schifo. Bisogna fare attenzione perché questo... Ok. Come si può vedere, però... Come potete vedere, è a rischio decadimento, infatti. Ora speriamo che... Perfetto, quello è distratto. Mi dispiace per il mio
amico lama, il suo sacrificio è purtroppo momentaneamente necessario. Tanto avete visto quanti pochissimi danni quell'affare faceva. Ora noi ce ne usciamo, si spera. Perfetto. E anche se sarà esageratamente troppo dato, oh la miseria, quanto cavolo ci è voluto. Eh sì, il nostro amico qui avrà torpore per tutta la vita. Però in compenso gli Eurypterid danno anche per le nere. Cioè, guardate quanto torpore. Non sta neanche scendendo. Però aspetta. Non aiuta minimamente. Poverino. Potrei raccogliere le bacche, ma non è il momento. Allora, dicevo, una volta che la zona è stata adeguatamente ripulita, e a quest'ora presumo che sia stata ripulita, si può andare lì a prendere il drop. Ah, ce n'è un altro lì. Via, 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 via. Sono... quelli sono probabilmente la creatura più pericolosa che c'è in questa caverna. Ah, eccoli lì. Vedete? È un bug in realtà che possano uscire dall'acqua. E sono tutti di livello altissimo, maledizione. Comunque, a sto punto... qualcun altro da obiettare? Ok, no. Si va, si prende il drop alla velocità della luce. La sella per uccello del terrore ancora, ma il progetto di sella per Fiomia è davvero ciò che rende questo drop degno di tutto il casino che ho dovuto fare per recuperarlo. Davvero, comunque sì, mi sono dimenticato, ma venite in questa caverna con... vediamo se riesco a prendere un paio di steambuck extra. No, manco per scherzo, vabbè. E te per il momento ti lascio qui, ti vengo a prendere dopo. No, 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 no. Oh, maledizione. Questo è un problema. Questo è un enorme problema. Perché come potete vedere qui avevo attaccato il coso, fammi fare i pantaloni di tessuto. Mi serve altra fibra. Fortunatamente che ci sono queste, come si può dire, questi cespugli qui. Così posso farmi dei pantaloni in fretta e furia. Un peccato non averli trovati in un drop, però. Sarebbero stati sicuramente meglio. No, quello non è recuperabile. Oh, i problemi dell'affrontare le caverne. E sempre portare armature extra. Come potete vedere, anch'io non sono particolarmente esperto di caverne. Ok, perfetto. Meglio farne anche un altro paio. Perché questi servono assolutamente per girare in maniera comoda con questi qua. Vediamo un po'. Oh.
Sì, ho qualche altra stimbacca. Uno di questi anche. Quanta fibra mi è rimasta è un po' poca. La posso prendere dopo. Sì, per ora non è che ci sia tutto questo granché di bottino. Però non è qua che conto di avere il vero bottino. Perché poi bisogna continuare per di qui. Questa mini zona, per fortuna, non ha abitanti, ma qua, come si può vedere, invece, gli abitanti ci sono e sono del tipo pericoloso. Si può sfruttare il fatto che non possono andare sott'acqua. Per diciamo barare un po', anche se è un peccato non poterli domare, perché come potete vedere oltre qui non possono andare, non comodamente almeno, e qui si può preparare una specie di trappola. Ovviamente, anche se non sembra, il modo migliore per girare di qua in giro sono le granate. Bisogna fare attenzione perché. Dai! Ah, ecco, vedete? Questo è un problema. La mega rabbia. Andare di lì è assolutamente necessario, se possibile. Avere qualcosa di molto adeguato. Maledizione. Ok, siamo tornati qui con qualcun altro. Pronti a fare danni, si spera, invece che prenderli. Ah, sì. Purtroppo il mio Deinonico è andato. Allora, perché questi affari qui sono così pericolosi? Per il semplice motivo che infliggono quella, la mega rabbia. E possono infliggertela anche se sei in groppa. Olè. E qual è il vero pericolo della mega rabbia? Che infligge una tonnellata di danno. Una tonnellata di danno che normalmente non puoi evitare. Olè. Cavolo, quanto tempo ci è voluto! Allora, dicevamo. Sei troppo pesante. Sono troppo pesante per. Vabbè. Allora mi segui e basta. Allora. Come stavamo dicendo. Cerchiamo di fare una cosa furba. Si può, ce la faccio. Non così purtroppo. Ah, quanto sono maledettamente pericolosi questi affari qua. E
E un livello 174 sarebbe anche bellissimo. Vedete, si possono domare. È anche relativamente semplice. Il fatto è che devi avere del repellente che non ho fatto. Comunque sì, fare queste caverne è un impegno. Cioè non è, è tutt'altro che facile. Fortunatamente sembra che stare in acqua ti ha non pochi problemi. Ai. Ai. Gli Ionic. Questo è il loro nome. Quello per un secondo si è infilato sott'acqua. Aio. Olè, fuori uno. Dov'è l'altro? L'altro si è svampato. Il che a me va benissimo. Anche perché l'altra volta non ce n'erano di così vicini, maledetti. Ok, con molta... No, è l'altro tasto. Con molta calma. Te faccio prima a portarti via così. Anche perché mi servi poi a casa. Ok, signori e signori. Mamma. Anche questi sono decisamente pericolosini. Allora, adesso è giunto il momento di iniziare a usare questi. Allora, se non sbaglio... Giusto, perché mi stavo dimenticando. Allora, se tieni premuto triangolo... Quando ci sei sopra, scivoli semplicemente giù. No, sono gli altri pantaloni che ce l'hanno e l'altra armatura che ce l'ha. Perfetto. Dove sono più? Allora, te qui e te qua. Allora. Ok, da lì qui è meglio venirci volando. Ma non pensiate che il resto del... Devono essere qui sotto. Che il resto del... di questo posto sia facile. Proprio per niente. Ecco, per esempio lì ce ne sono... No. Qui c'è qualcosa che sta morendo, per fortuna, lì sotto, il che mi va più che benissimo. Perché è lì che devono finire tutte le bestiacce che sono qua sotto. Allora, come potete vedere, lì ci sono degli altri Onyx, che però, per fortuna, sono di livello ben più basso. Perché non muori? Perché non muori? Perché non muori? Ok. Perché non muori? Perché improvvisamente siete così tanti? Aio. Ah, cavolo, 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 cavolo. Ooh.
Ah no, aspetta, ho sbagliato. Oh cavolo, ma perché cavolo non... Non muoiono, non vogliono saperne di morire. Perché non vogliono saperne di morire, maledetti? Ehi, siamo tornati qui. Non ho assolutamente utilizzato cose strane per arrivare qui in tempo, per recuperare la mia roba senza problemi. No, 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 assolutamente. Comunque... cerchiamo di... perché non si è attaccato? Comunque, come potete vedere... allora, questa è una roccia spaccabile, quindi non ci si può attaccare nulla. Ma qua sì! E adesso noi si sale qua... ed ecco com'è che si raggiunge, poi per scendere si salta. Il drop giallo. Vediamo un po' cosa c'è qua. Una sella ascendente per Ittiosauro. Per fortuna questo drop, dopo un po', torna, come tutti gli altri. Allora, il problema. L'artefatto è là in cima. Ovviamente non è per niente facile da raggiungere, anzi, l'esatto opposto. Tuttavia... ci sono... modi per... muoversi... poi basta saltare per scendere e... oh. Vedete, è già rispuntato. Basta allontanarsi un poco. Ora io mi ritrovo nella stupida posizione di dover trovare un modo... perché là in cima va bene e qui sotto no? Ah, vabbè. Ecco, come potete vedere, ora ho sistemato meglio la teleferica. E si può fare tranquillamente avanti e indietro. Ora, non so se rispuntano così velocemente... ah, ecco, adesso sono dei progetti migliori. Non so se rispuntano così velocemente anche sui server ufficiali. O se io per qualche motivo ho il drop aumentato per... perché ho fatto qualcosa. Ma generalmente se resti in questa zona dopo un po' rispawnano. E si possono farmare abbastanza bene. Ok. Niente. Allora. Proviamo se... non voglio raccogliere quello, voglio... olè. Vedere se riesco... a non dare una... facciata contro la roccia. E sì, do assolutamente una facciata contro la roccia. Vedete, basta premere qua per... però la si può anche... distruggere. Cosa che farò adesso per spostare... l'ancoraggio in un punto un po' migliore. Ecco, ora dovrei riuscire a raggiungere l'artefatto. Aha! Ecco qua, il secondo artefatto. L'artefatto del divoratore. Dovrebbe anche rispuntarne uno relativamente in fretta.
porta e dovrei, ecco. Bisogna fare molta attenzione qui. Anzi. Aha. Voilà! Lì non è rispuntato, ma non è qua che mi metto a fare il farming. E adesso queste teleferiche presumo restino qui in eterno. Il che vuol dire che tutta questa il movimento in questa zona di caverne è diventato estremamente più facile, tutto d'improvviso. Allora, vediamo un po'. Lì c'è l'uscita con un pipistrello di livello 30. Ah, un di due dilo. Ok. Ok, me l'avevo accennato. Olè. Sono stupidamente resistenti alle proiettilate per nessun maledetto motivo. Comunque, se si vuole arrivare là tranquilli, si può usare un'altra teleferica. Se sei abbastanza abile, puoi anche saltare da per teleferica a teleferica, ma è una cosa che sconsiglio. Ok. Dopodiché ci si infila questa, che questa è molto necessaria, cioè non è proprio molto necessaria, ma è... Oh! Via. Mi ero dimenticato che eravate anche qui. Caricate l'intero caricatore. Olè, fuori uno. E fuori due. Ah, la miseria. Quanto è difficile fare queste cose senza un animale. Qualcun altro? No? Siamo sicuri. Altri al limite. Piccola divergenza. Se avete farmato molto i drop. No, ti devo tenere qua. I drop di Aberration, potreste aver trovato anche versioni migliori di questo. Ma l'altro modo per arrivare lassù in cima, o per esplorare comunque questa zona della caverna, è questa. Basta premere R2 per continuare a salire. Bisogna fare attenzione perché hanno poca durabilità questi affari qua. Al solito basta premere X per scendere. Con solo, come potete vedere, quella... ogni salto è un punto di durabilità, il che è problematico, non poco. Però, come potete vedere, bisogna scendere giù di lì. Ora, io, non avendo un light pet per ora, non posso illuminarmi la strada. Ma, come potete vedere, una volta che si è in acqua, le cose migliorano notevolmente, più o meno. Come ha fatto già a rompersi il mio... Ah!
Maledizione. Olè. Qualcos'altro? Qualcun altro? Allora. Non so perché. Ah ah ah, visto? Ce ne sono altri. Ed questo è il motivo per cui volevo la cosa subacquea. Perché qua c'è un po' da salire. Ed è l'unico modo per... cioè, non è proprio l'unico modo per uscire. Volendo si potrebbe tornare indietro e risalire per di là. Ma il modo più comodo per uscire è... passare per di qui. Qui si arriva... questa è la zona che nell'ultimo episodio ho fatto tutto al buio. Si arriva... all'altra pozza d'acqua. Che anche questa sembra essere, per fortuna... questa per fortuna sembra essere del tutto disabitata. Anche qua non so perché all'improvviso l'acqua è diventata più limpida. Si trattiene decisamente il fiato e si risale. E si sale, si sale, si sale, si sale, si sale, per fortuna. Che cavolo succede? Ok. Ignoriamo il problema, ecco. Salvataggio, vuol dire che sta caricando un'altra zona. Ok, per fortuna uscendo dall'acqua quello strano bug si è risolto. Ok, a questo punto qui era dove mi ero incastrato. Si continua di qui. Si preme di qua. Questa è l'uscita nascosta, e qua è da dove siamo arrivati. Ah, non mi incastro pure nei gradini. E qual è il problema? Vabbè, dopo. Comunque si continua di qua, si continua di qua, si preme il bottone. E Deo grazia, finalmente siamo usciti. Alleluia. Ok. Spero che a voi venga meglio che a me questa cosa. Oh, santo cielo. Vedete perché bisogna venire con le viverne? Qua ci sono i raptor! Allora, dopo aver consumato una quantità stupida di proiettili, dopo aver... essere morti tre volte, e dopo aver fatto... il di tutto e di più, finalmente... abbiamo preso anche l'ultimo artefatto mancante, l'artefatto del divoratore! In quella che è probabilmente la peggior guida come passare attraverso una caverna. Che ci sia, ma come si dice, si impara dagli errori altrui, possibilmente. E io ne ho fatti tanti di errori, quindi portatevi roba da mangiare, portatevi cure. Portatevi delle armi che effettivamente colpiscano il bersaglio, portatevi dei dinosauri con tanto attacco, tipo dei nonicus e simili con cui affrontare i maledetti pipistrelli. Portatevi i... portatevi le teleferiche, portatevi degli artigli da rocciatore. E tante tante pozioni di cura e tante tante pozioni per stamina. E per le pozze d'acqua con i drop blu, granate, 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 granate. Quella è un'ottima cosa. Quindi detto questo... mettiamoci un attimo in posizione per un bello scatto. Ok, detto questo, direi che Rorix smilla. Tra l'altro una nuova viverna in arrivo. Una nuova viverna del fuoco. E Regina, vi salutiamo per questa assolutamente terribile guida. E noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao ciao!